When everybody's staring by dawn of a new day, dawn of a new day. Gentili telespettatori appassionati di ciclismo, l'appuntamento con le gare riservate alla categoria allievi in scena in provincia di Pisa nella frazione di Cenaia, la prova valida come quarto Gran Premio Oasi del Verde Vivai Macelloni, quarta Coppa non Furetto alla memoria. Dicevamo una corsa riservata alla categoria allievi, 15-16 anni l'età dei ragazzi che si disputeranno la prova quest'oggi. Partenza dal vivaio Oasi del Verde di Claudio Macelloni, alla quale si riferiscono queste immagini. Un buon successo organizzativo per il gruppo sportivo Dynamic ASD, società organizzatrice della manifestazione. Infatti sono stati 95 gli atleti iscritti, poco meno i partenti per questa manifestazione, che prevede un percorso di 60 km e 100 metri con partenza da Cenaia, quindi un primo circuito da ripetere due volte attraverso Cenaia, quattro strade, Bivio, Siberia, Le Lame, Cenaia, un percorso interamente pianeggiante. Dopodiché gli atleti affronteranno per tre volte il circuito attraverso Cenaia, Bivio Botteghino, Bivio Fauglia, Bivio Sorbo, via Appoggio alla Farnia, Valtreano e la conclusione dopo 60 km e 100 metri davanti al vivaio Oasi del Verde. Un circuito vallonato, l'ultimo che gli atleti affronteranno, che prevede la salitella verso Fauglia, una salita non certamente proibitiva per gli atleti di questa categoria, che dovrebbe perlomeno scremare il gruppo in vista della conclusione. Roberto Spadoni, dalle ultime disposizioni ai direttori sportivi, è a cura sua la direzione di corsa. Qui vediamo i ragazzi del Monte Pisano nelle fasi precedenti la partenza. Partenza che è avverata qualche istante. Anche Gini alla partenza di questa manifestazione, il team manager della formazione professionistica, è voluto essere presente. Queste sono le terre di grande ciclismo. Un ringraziamento da parte dell'organizzazione va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa gara, a partire proprio dall'Oasi del Verde di Claudio Macelloni, ma anche la pizzeria all'angolo, caffetteria, gelateria, bar sport, la Ecom Discount Alimentare, l'Andi Lubrificanti, il ristorante albergo da Ivo e la concessionaria Fiat Vittorio Savino. Siamo con le immagini alla firma del foglio di partenza per i ragazzi che tra poco prenderanno il via. Dicevamo ottima la riuscita della manifestazione, tanti i ragazzi al via. In rappresentanza di formazioni provenienti dalla provincia di Pisa, ma non solo, un po' da tutta la Toscana. Qui vediamo i ragazzi della Grube, vediamo anche i ragazzi della San Miniato Ciclismo, dell'Aquila Ganzaroli, quindi ragazzi anche dalla provincia di Firenze per questa prova che, come dicevamo, intanto anche gli atleti della ciclistica cecina, si misura 60 km e 100 metri. Un percorso che avremo modo di scoprire meglio nella nostra sintesi, ma che si apre a vari colpi di mano, anche se le ruote veloci dovrebbero essere favorite quest'oggi. Intanto un colpo d'occhio generale sulla zona di partenza quando ci muoviamo per la partenza ufficiosa con Roberto Spadoni, che dalle ultime disposizioni a tutti i ragazzi alla via, tratto di trasferimento questo verso il centro di Cenaia, dove avverrà la partenza ufficiale. Previsto anche un traguardo volante alla conclusione del secondo giro
quello con la salita praticamente al suono della campana. Vediamo i ragazzi della Monte Pisano, vediamo anche quelli della Regolo Ottonovese, formazione che viene invece dalla provincia di Massa. E con le immagini vediamo Fabrizio Falconcini insieme a Roberto Spadoni. Ci portiamo al chilometro zero, piede a terra per tutti i ragazzi che stanno per prendere il via, che sarà dato dall'organizzatore della manifestazione, Modiano Freschi. Ed ecco che si abbassa la bandierina del via. In questo istante partiti gli atleti della categoria allievi che si disputeranno questa manifestazione. Siamo già entrati nel merito del percorso, abbiamo già spiegato le particolarità di questo tracciato che vedrete regalerà comunque grandi emozioni in questa prova. Un gruppo ben numeroso, lo vediamo anche da queste immagini che ci mostrano la testa del plotone nei primi chilometri di corsa. Un gruppo che schiera la via tanti degli atleti più attesi quest'oggi. Da sottolineare il gruppo degli atleti della Grube, della Monte Pisano, della formazione lucchese della Monte Carlo. Qui vediamo proprio uno dei ragazzi della formazione lucchese. E anche i ragazzi della Mobilieri Ponzacco che chiudono il gruppo dei partecipanti alla via quest'oggi. Gruppo che procede compatto in queste prime fasi, noi ne approfittiamo proprio per fare un quadro completo delle formazioni alla via. Apre le iscrizioni il team Vettorini e poi ad ancora il Monte Carlo Ciclismo, San Miniato Ciclistica Cecina, Coltano Grube, Unione Ciclistica Empolese, Unione Ciclistica Mamma e Papà Fanini di Livorno, la Monte Pisano, la Regolo Cinquale, l'Aquila Ganzaroli, la Ciclistica Mobilieri Ponzacco, la Rosignano Colognole, la All Sport ASD, il Gruppo Sportivo Campi Bisenzio e l'Unione Sportiva Pozzese. Questi sono i partecipanti. Intanto uno sguardo anche al gruppo che sta viaggiando compatto in queste prime fasi di corsa. Bel colpo d'occhio attraverso la campagna pisana che sarà il teatro naturale di questa manifestazione. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini del quarto Gran Premio Oasi del Verde Vivai Macelloni, quarta Coppa Nonno Furetto alla memoria. Organizzazione a cura del gruppo sportivo Dynamic ASD con il vulcanico Modiano Freschi, sempre attivo in prima linea nell'organizzazione di manifestazioni ciclistiche. Ecco il gruppo che transita compatto ed allungato davanti alla nostra telecamera. Praticamente ci stiamo ormai portando all'inizio dei tre giri con l'ascesa verso Fauglia. Un'ascesa non particolarmente difficile, c'è da dirlo, però che dovrebbe destabilizzare un po' la corsa. Inizia in questo frangente proprio l'ascesa verso Fauglia. Abbiamo visto il dorsale 30, 77 e 32 sulla testa della corsa. Si tratta di Lorenzo Grandi e di Matteo Moriconi per la Grube, con il dorsale 77 invece i colori della All Sport. Daniele Nannelli adesso invece prova a forzare i tempi. Moriconi della Grube, una volta che il gruppo si stava avvicinando, vediamo anche un atleta dell'Aquila Ganzaroli, un altro della All Sport. Ci portiamo più avanti con la nostra telecamera per vedere, abbiamo già visto i tre atleti, i due della Grube e il ragazzo della All Sport. Andiamo a vedere anche l'atleta dell'Aquila con il dorsale 65 e Raul Bulleri, primo piano per il ragazzo diretto da il presidente Renato Masini. Ciro Gavilli in ammiraglia quest'oggi, coadiuvato comunque da uno staff giovane e affiatato, quello dell'Aquila Ganzaroli. Adesso ancora un atleta, questa volta della ciclistica Cecina, che prova ad allungare, il dorsale 26 per lui, Damiano Valerio Santucci, che prova a imprimere il ritmo in questo tratto in salita. Il gruppo comunque controlla molto bene le maglie della Grube. Adesso un atleta dell'Empolese che forza senza grande decisione i tempi, Turcanu Biondi, il ragazzo dell'Empolese. Vediamo anche le maglie della Monte Carlo nelle prime posizioni. Una situazione ancora particolarmente fluida, è il primo passaggio da questa salita non difficile a dir la verità, ma che
sicuramente sarà il trampolino di lancio per coloro che vorranno provare ad evadere la volata. Ci portiamo adesso più avanti con le immagini, tratto in pianura, è sempre il combattivissimo Simone Bagnoli della Coltano Grube che prova ad allungare, lo marcano stretto però gli altri ragazzi, con Lorenzo Ratto in seconda posizione. E adesso infatti si rialza subito Bagnoli con il dorsale 50, vediamo adesso inquadrati Michele Maglio della Montepisano, una delle formazioni pisane al via. Abbiamo ricordato tutte le formazioni che hanno preso il via in questa quarta edizione del Gran Premio Oasi del Verde Vivai Macelloni. Quarta Coppa Nonno Furetto alla memoria, intanto siamo ormai in vista del passaggio. Sotto lo striscione di arrivo due uomini leggermente avvantaggiati, due giri alla conclusione. Prossimo giro ci sarà il traguardo volante. Dorsale 14 e 78, questi componenti della fuga, con il 14 Andrea Minichino, con il numero 78 invece la maglia è quella della All Sport Nicola Valacchi. Il vantaggio però di questi ragazzi è davvero minimo nei confronti del resto del gruppo. Adesso è Valacchi che si porta in testa a fare l'andatura. Io vi ricordo ancora una volta il contributo a fianco dell'organizzazione della azienda Oasi del Verde, Claudio Macelloni, i suoi vivai, da ricordare anche la pizzeria L'Angolo, il Bar Sport, la Ecom Discount Alimentari, la Landi Lubrificanti, il ristorante Albergo da Ivo a Lavoria e il concessionario Fiat Vittorio Savino. I due uomini alla comando hanno un vantaggio minimo nei confronti del gruppo, che però è preceduto dal dorsale di gara numero 1, Davide Della Pina, che sta per tentare l'aggancio alla coppia alla comando. Potrebbe formarsi un terzetto. Si volta Della Pina a controllare la posizione del gruppo ed eccolo qua l'aggancio, lo vediamo da queste immagini. Arrivano anche i ragazzi della Monte Carlo, quelli della Coltano Gruber. Praticamente potrebbe formarsi un drappello più numeroso adesso davanti. Certo è che il gruppo lascerà pochissimo spazio. Andrea Pasquinelli sta per agganciare il terzetto alla comando, anche se ancora Della Pina non è riuscito nell'aggancio. Lo vediamo, è lì ancora 20-30 metri, non sembra in grado di chiudere però adesso. Mentre alle sue spalle il gruppo si avvicina notevolmente alla testa della corsa, quindi tranno molto verosimilmente assisteremo ad un nuovo ricompattarsi del plotone. Ogni tentativo di allungo sembra non riuscire quest'oggi. Vediamo anche i ragazzi della Monte Carlo nelle prime posizioni della All Sport, anche le maglie dell'Aquila Ganzaroli. E con le immagini siamo al secondo passaggio dalla salita verso Fauglia. Adesso a fare l'andatura con il dorsale 41 troviamo Biondi. Si è praticamente formato un drappello di una decina, 12 unità sulla testa del gruppetto, anche le maglie della Campi Bisenzio, dicevamo 10-12 unità che precedono il gruppo però di appena 15 secondi, ci informa adesso Fabrizio Falconcini di Radio Informazione in corsa, quindi vantaggio davvero minimo per questi ragazzi. Con il dorsale numero 15 Marco Palatresi della San Miniato Ciclismo nelle prime posizioni del gruppetto, vediamo le maglie dell'Aquila, della Monte Carlo, della Campi Bisenzio, della Coltano Grube, ancora Castella Fiorentino, Unione Ciclistica Empolese e ancora le maglie della Monte Carlo. Dicevamo vantaggio minimo per questi ragazzi, il gruppo è vicinissimo ed è pilotato dal dorsale numero 27, vale a dire uno dei corridori più attesi quest'oggi, Mattia Bevilacqua della Coltano Grube, che a questo punto capisce la pericolosità nel lasciare troppo spazio ad un drappello numeroso come quello che si trova adesso al comando e si incarica lui in prima persona di ricucire lo strappo, ricucimento che avviene proprio in questo istante. Gruppo che torna quindi compatto quando siamo ormai in vista dello scollinamento della salita di Fauglia, che dovrà essere affrontata ancora un'altra volta, quindi svolta a destra, praticamente si è concluso il tratto duro della salita. Adesso gli atleti affronteranno un tratto in falso piano prima poi di iniziare la discesa vera e propria, discesa che si conclude a circa 3,5 km dalla conclusione del circuito e poi
alla prossima tornata anche dalla conclusione del la corsa, in quanto manca praticamente un giro e mezzo al termine. Tornati nel tratto in pianura, ancora lunghi, dorsale 21. Si tratta di Matteo Gori, con lui con il 79. Troviamo invece Aldo Toschi, arriva anche un atleta in casacca Unione Ciclistica Empolese, con il dorsale numero 40, Lorenzo Fusco, è un terzetto che si trova adesso sulla testa della corsa, ma il vantaggio è minimo nei confronti del gruppo, un gruppo che quest'oggi ha sempre mantenuto il controllo su tutte le azioni che si sono verificate, e ormai che siamo a praticamente poco più di un giro dal termine, anche il gruppo sembra controllare. Adesso arriva un altro atleta, dorsale 50 per Michele Maglio, poi il gruppo pilotato dagli atleti della Coltano Gruber, fare l'andatura con il dorsale numero 31 Matteo Grandi. Abbiamo visto in precedenza sia Bagnoli sia Bevilacqua, due dei corridori più attesi quest'oggi, già attivissimi in testa al gruppo per quanto riguarda ovviamente gli atleti della Coltano Gruber. Tra non molto ci porteremo sul traguardo, perché sarà suono della campana, inizierà l'ultimo giro. Come vedete il vantaggio degli uomini al comando è minimo, il gruppo è tenuto in lunga fila indiana dagli atleti della Coltano Gruber. Sta per iniziare l'ultimo giro e ci informa la radioinformazione in corsa che il gruppo si è ricompattato, quindi gruppo che viaggia compatto ad un giro dal termine. Ci sarà da affrontare ancora una volta la salita verso il passaggio da Fauglia, e poi sarà conclusione, vedremo se sarà volata o meno. Per il momento c'è da dire che il gruppo ha controllato in maniera quasi spasmodica ogni tentativo di fuga. Il gruppo che continua a viaggiare compatto, tante le maglie dell'Aquila Ganzaroli e della Monte Carlo Ciclismo nelle prime posizioni, qui con il dorsale numero 60 vediamo in testa alla corsa Alberto Orlandi, atleta dell'Aquila Ganzaroli, con lui il suo compagno di squadra dorsale di gara numero 57, vale a dire Gabriele Giachetti, e poi il resto del gruppo che adesso si allarga proprio nel momento in cui prova ad allungare l'atleta della All Sport con il dorsale numero 80 Marco Macchiaroli, che guadagna una ventina 30 metri nei confronti del gruppo. Ci stiamo portando in direzione della salita, la ultima ascesa a Fauglia, e adesso l'atleta della All Sport, vale a dire Macchiaroli, ha un vantaggio di pochi metri su questo atleta che vediamo adesso, dorsale, ci sembra di leggere il dorsale, andiamo ad essere più precisi, dorsale 31 per Matteo Grandi, che supera a doppia velocità l'atleta della All Sport e continua in solitaria. Pedalata molto buona quella del corridore della Coltano Gruber, e quindi si porta con decisione al comando in vista proprio dell'ultima ascesa a Fauglia. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini del quarto Gran Premio Oasi del Verde, Vivai Macelloni, quarta Coppa Nonno Furetto, organizzazione affidata al gruppo sportivo Dynamic ASD, con il contributo dell'Oasi del Verde di Claudio Macelloni, Vino Colline Crespinesi, la Ecom Discount Alimentari, Landi Lubrificanti, ristorante Da Ivo, concessionaria Fiat Vittorio Savino, pizzeria L'Angolo, bar Sport, gelateria e caffetteria. Intanto la situazione si rimescola continuamente, il gruppo come vedete lascia davvero poco o niente spazio a coloro che provano ad allungare. Una situazione che si sta praticamente protraendo dall'inizio della gara, infatti viene raggiunto anche Grandi, gruppo che torna compatto ormai ai piedi dell'ascesa, dell'ultima ascesa. Prova ad prendere di petto la salita Gabriele Giachetti dell'Aquila Ganzaroli, cercando di fare la selezione. Il gruppo però, come vedete, si allunga ma non si spezza. Giachetti, come vedete, la salita è pedalabilissima, gli atleti in qualche curva sono costretti addirittura a frenare. Adesso prova ad insistere nel tratto in ascesa. Biondi della Empolese guadagna qualche metro l'atleta della formazione
Empolese, 30-40 metri non di più però. Vedremo se dietro ci sarà la risposta del gruppo, se sarà lasciato un po' di spazio a Biondi. Sono le maglie della Campi Bisenzio, un atleta della Campi Bisenzio, il primo a riportarsi su Biondi, gruppo che quindi torna compatto. Tratto in salita verso Fauglia, però insiste Biondi, guardate con che grinta questo ragazzo dell'UC Empolese riesce a guadagnare ancora qualche metro. Poi gli atleti del team Vettorini con Della Pina, che si porta adesso al comando del gruppo. Poi le maglie della Montepisano, vediamo nella in seconda ruota un atleta della formazione della Montepisano. Situazione quindi ancora incerta, non sappiamo ancora dirvi se ci sarà un arrivo in volata o meno, perché di salita ne è rimasta ben poca e per il momento nessuno è riuscito a fare la differenza. Mattia Bevilacqua nelle prime posizioni del gruppo, potrebbe essere il momento di tentare un allungo per l'atleta della Coltano Gruber. Certo è che il ritmo imposto da Della Pina è davvero notevole, come vedete tiene il gruppo allungato, nessuno riesce ad allungare in questo frangente. Anche Michael Cherry, che è in seconda ruota, si mantiene coperto. Il tratto più duro della salita ormai se n'è andato, quindi adesso solo falso piano, discesa e pianura prima del traguardo di fronte alla Oasi del Verde di Claudio Macelloni. Tratto in discesa, adesso provano in 2, questa potrebbe essere un'azione interessantissima perché allunga Mattia Bevilacqua con il dorsale 27 della Coltano Grube, abbiamo già parlato che era uno dei corridori più attesi, insieme a lui con il numero 81 Demetrio Bulleri. Eccoci qua quindi con la coppia alla comando, Bulleri e Bevilacqua, per loro pochi metri di vantaggio ma siamo ormai a meno di 5 km dalla conclusione, potrebbero essere sufficienti. Tratto in discesa questa, quindi che favorisce ovviamente coloro che attaccano, si voltano, si volta forse troppo Bevilacqua in questo frangente, sente la pressione del gruppo che è poco lontano. Faremo il punto della situazione sul plotone che come vedete arriva adesso pilotato dalle maglie della Monte Carlo, arriva davvero a velocità assurda il gruppo. Lorenzo Ratto si volta adesso a controllare la situazione, anche maglia della ciclistica Cecina nelle prime posizioni. Il vantaggio è minimo degli uomini alla comando, ma potrebbe essere anche l'azione buona perché dietro si stanno guardando un po' troppo, davanti stanno collaborando molto bene. Invece arriva anche la maglia della Mamma e Papà Panini di Livorno, niente da fare anche per Bevilacqua e per Bulleri, gruppo che torna compatto. E a questo punto Simone Bagnoli si mette in testa a fare l'andatura, dicevamo plotone compatto. Ormai a 2 km dalla conclusione ci attende una volata di gruppo a conclusione del Gran Premio Oasi del Verde Vivai Macelloni, che si concluderà verosimilmente allo sprint. Sarà uno sprint tra coloro che hanno resistito alle tre ascese di Fauglia, un drappello forte di una 35-40 unità, ovviamente a meno che non ci siano allunghi nel finale da parte di corridori dotati di un buono spunto da finisher, ma lo escludiamo perché l'andatura che sta tenendo Bagnoli è molto alta e non permette a nessuno di allungare sulla testa del gruppo. Anche le maglie, attenzione alla Monte Carlo che ha atleti ben piazzati sulla testa del gruppo. Noi ci portiamo sul traguardo dove si sta per lanciare la volata, il pubblico è pronto ad applaudire lo sprint di questi ragazzi, lanciata la volata in fondo al rettilineo. Vediamo le maglie della Monte Carlo nelle prime posizioni, è un atleta che ha qualche metro di vantaggio nei confronti di tutti gli altri, Lorenzo Ratto della Monte Carlo Ciclismo, che va a vincere davanti a Michael Cherry della Montepisano, campione provinciale quest'oggi. Seguono Diego Ciucci, Filippo Magli, Alessandro Iacchi, poi Cabatera, Santucci, Bertuccelli, Bevilacqua e Valacchi. Lorenzo Ratto vince una bellissima competizione, tirata tutti allo sprint e una gran volata. Sì, a 300 metri dall'arrivo ho dato tutto, sono uscito e ci ho fatto arrivare fino all'arrivo. Ecco, avete controllato molto la corsa perché vi ho visto sempre davanti. Sì, sì, abbiamo fatto un grande lavoro, i compagni, abbiamo lavorato tantissimo. Nel finale, in cima alla salita, ha provato anche il nostro compagno, gli è andata male, però vabbè, è così che abbiamo vinto. Il tecnico non vale per il titolo provinciale perché siete di Lucca, però un'affermazione così. Sì, siamo contentissimi perché è una squadra giovane, abbiamo 7 ragazzi di primo anno e lui appunto è un altro di secondo anno,
e siamo contenti perché stanno lavorando, stanno seguendo e stiamo facendo abbastanza bene. Michael Cherry, una grande prova, peccato per il secondo posto, ma la maglia è un'altra cosa, una bella soddisfazione. Cioè, sono soddisfatto per aver conquistato la maglia di campione provinciale, però c'è un po' di rammarico per quel secondo posto e vabbè, speriamo di vincere più presto. La squadra, ho visto anche la vostra, ha ben lavorato, avevano capito forse che stavi bene? Sì, abbiamo provato a portar via una fuga, ad attaccare un po' tutti insieme, non ci siamo riusciti, sono arrivato a un volato e sono riuscito a far secondo. Ti vedo un po' deluso, però hai vinto una maglia importante. Sì, e della maglia mi interessa, però mi garbavo anche vincere. Claudio Macelloni insieme al papà Aldo e al fratello Massimo hanno portato in scena questo grande avvenimento quest'anno per gli allievi. Avevate già fatto la corsa per la maglia della provincia con gli esordienti, però quest'anno con gli allievi un sapore diverso, tante società e dei ragazzi alla ribalta importanti. Sì, quest'anno era il quarto Gran Premio che organizziamo qui in Vivaio. Grazie alla collaborazione di Modiano Freschi, che è lui che pensa a tutto, abbiamo avuto la fortuna di ospitare un campionato provinciale con gli esordienti 2 anni fa. Quest'anno è il primo anno e facciamo l'allievi, ci è toccato subito la corsa, diciamo, più importante della provincia. Ecco, Modiano è un grande della zona, un ex corridore che ha corso anche con i professionisti e alla soglia degli 80 anni, non so se li ha già compiuti, ma è un uomo ancora dinamico che fa tante cose per Cenaia. Sì, diciamo che forse è quello che tira più il ciclismo qui nella nostra zona, purtroppo non è che ci sono molti che lo seguono, grazie a lui che si riesce a vivere sempre qualche giornata importante di ciclismo. Diciamo che anni indietro Cenaia era un po' la capitale in provincia di Pisa del ciclismo, si è abbassata un po' la guardia anche per il fattore economia. Vabbè, purtroppo a lamentarci ora è facile, tutte le situazioni non sono rose, però qualche anno fa, quando ero più piccolo io, c'erano molte squadre che sono arrivate a corse importanti, dilettantismo. Franco Gini, che tra l'altro oggi era qui presente, che è una figura molto importante per noi, che dirige una squadra di professionisti, quindi siamo contenti di questa corsa. Anche perché la famiglia Macelloni negli ultimi tempi ha fatto tanto, continuerà a farlo, anche perché viene fuori un salotto di lusso. Allora, diciamo, noi come famiglia, era il nonno che era proprio il grande appassionista della bicicletta, poi siamo stati tutti più o meno calciatori, non importanti, ma insomma su questa linea invece cerchiamo di tirare avanti una corsa con dei ragazzi che si spera che li allontani da tante cose brutte, perché poi allo sport alla fine è un veicolo importante per i giovani. Modiano Freschi, allora, ci ha corretto sull'età, a 81 anni, io non sapevo se avevi compiuto gli 80 anni, vedete questo signore qui? È l'uomo che ha fatto per tanti anni il ciclismo grande in provincia di Pisa, nonostante l'età continua seguendo molto i giovani, ma dobbiamo dire, Modiano, con grande soddisfazione, perché la provincia di Pisa ancora ti sta vicino, ti hanno assegnato il campionato provinciale allievi, questo a testimoniare che ti vogliono tutti bene. Mi vogliono bene, c'è anche un'altra cosa che me la tengo per me, perché sono, come si può dire, spunticchiato l'organizzazione l'anno prossimo, una tappa per il Giro d'Italia. Quest'anno è arrivato a Cascina il Giro, la Tirreno Adriatico, e mi sono stato chiamato, dice: guardiamo se a Cenaia, prima che tu muoia, si arriva un Giro d'Italia. Cioè, la tappa della Tirreno Adriatico o del Giro d'Italia? La Tirreno Adriatico è arrivata a Cascina, ma l'organizzazione è la stessa del Giro d'Italia. Quindi vorresti fare una tappa del Giro d'Italia? Perché la logistica in Cenaia qui sarebbe, non manca nulla. C'è anche un po' di quattrini. E questo non è poco, perché organizzare una tappa del Giro d'Italia ce ne vogliono tanti. Capito. Ora, a questo punto io sono vecchio, sono finito, però mi sento sempre giovane, Fabrizio, mi sento sempre alla stessa. Ho smesso di allenare ragazzi perché, ma quel vecchio, tante volte uno magari cascava, se cascava 20 anni fa, allora andava tutto bene, ma se mi casca ora,
avendo 81 anni. Diano, guarda gli orizzi, però le gare guardo di organizzarle ancora, se ce la faccio ancora organizzare qualche gara. E dobbiamo dire bene, perché oggi è stata una bella cosa. Penso non ci è mancato nulla. No. Dico anche un'altra cosa, la federazione, siccome ci sono poche gare, io i premi l'ho portato a 15 corridori, non a 10. Perlomeno questi bambini che corrono, la soddisfazione, anche che dei ragazzi arrivano sempre 12, 13, 14 e non prendono nulla, perché vanno compensati anche quelli. Allora Modiano, concludendo la nostra intervista, l'appuntamento al prossimo anno, la gara ai dilettanti la fai a Cenaia? C'è il punto interrogativo, una gara la faccio a Cenaia, se non faccio i dilettanti faccio i giovanissimi. E noi allora ti aspettiamo. Ma di certo. When everybody's still by dawn of a new day, dawn of a new day.